i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la Calciolecco dei Vedei, giovedì 18 gennaio 2024, nuovo appuntamento con il nostro Daily Podcast e i nuovi aggiornamenti sul fronte calciomercato che ci tiene occupati. Evidentemente ci sono tante cose che però bisogna dire anche sull'Ecco Pisa che sta arrivando rapidamente. Oggi è giovedì, domani è rifinitura e sabato si gioca, siamo a ridosso, siamo già veramente a ridosso del secondo match di questo 2024. Allora andiamo con il replicare quello che abbiamo detto su lcnsport.it, ovvero prevendita partita bene. Nelle prime 24 ore sono stati venduti circa 1500 biglietti, poco meno, a oggi, al momento, ecco, attuale, questa cifra sarà stata anche superata, evidentemente, rispetto all'aggiornamento parziale raccolto da noi, da lcnsport.it, 1487, con un bel numero poco inferiore ai 500 di biglietti venduti ai sostenitori del Pisa. Ecco, tenete conto che portare alla mano probabilmente il settore sarà non aperto a più di 600 persone. Questo è quello che ci racconta il portale di Etes, due settori che non erano stati aperti. Ecco, poi vedremo se ci saranno decisioni diverse. Queste sono sempre cose che bisogna riferire a livello decisionale alle forze dell'ordine, alla questura soprattutto. E sarà anche interessante vedere come verrà gestito verrà gestita quella porzione nuova di stadio. I tifosi del Pisa saranno i primi a arrivare nella nuova curva sud, nella nuova veste della curva sud, però di fatto non è operativa da quello che mi risulta. Nel tempo saranno messe anche delle protezioni dietro il settore, quindi ci sono ancora delle cosucce da fare, nulla a livello di agibilità, tanto per capirci, però ecco delle richieste da parte delle forze dell'ordine, quindi che evidentemente saranno esaudite, perché poi sapete sempre che sono loro a avere il coltello dalla parte del manico. Ecco, avete dato l'agibilità, poi possono anche sventolarti questa cosa sotto il naso. Però ecco, al di là di questa questione, sono curioso di vedere come verrà gestita, perché in teoria quei posti oggi non esistono per la federazione, perché e ovviamente c'è tempo fino alla fine di gennaio, quindi al primo febbraio scatterà la scadenza della deroga. L'Eco è a posto, deve ottenere le ultime certificazioni, però poi la situazione sarà totalmente risolta e si potrà pensare al da farsi per la stagione 24-25 con la Serie B, che sarebbe un grande traino per un ulteriore profondo ritocco di alcune parti dello stadio che oggi non sono state ritoccate proprio per mancanza di tempo. Quindi è un tema che affronteremo più avanti nel tempo, perché poi diventerà un tema importante in primavera, quando si tornerà a parlare ancora col comune, quando avrà un avanzo di bilancio certificato in mano. Insomma, questo hanno detto i rappresentanti del comune, hanno detto anche l'assessore Tori LCN Sport e LCN Talks l'altro giorno, intervista integrale che trovate sia sul podcast Invasione di Campo sia su YouTube in formato video, ma la trovate anche in versione testuale da stamattina alle 6, quindi da mezz'oretta fa, su lcnsport.it in home page. Quindi non avete modo di perdervela se voi siete interessati a vederla, ascoltarla oppure semplicemente leggerla. Ma ci sono cose importanti, per come la vedo io, anche delle notizie ad ampio respiro anche sul tema Bione e via dicendo. Però ecco, al di là dell'autopromozione, si va verso questo appuntamento importante, l'Ecco Pisa, che si giocano punti importanti in chiave salvezza. Il Pisa sta vivendo giornate un po' interlocutorie in fase calciomercato. Ieri ne abbiamo parlato
deve fare prima delle cessioni probabilmente, e in questo momento la trattativa più calda dei nostri prossimi avversari è quella di Idrissa Touré, che è voluto con forza dallo Spezia perché l'ha avuto Luca D'Angelo, che adesso allena lo Spezia, ha fatto meraviglie col Pisa, e in questo caso la proposta è di una contropartita che risponde al nome di Giovanni Corradini, scuola fiorentina, un talento molto interessante uscito dalla scuola dove è stato protagonista anche mister Aquilani, quindi ecco, potrebbero ritrovare gli allenatori che li hanno fatti rendere al meglio, vedremo, però insomma avremo modo di pensarci. Questioni Bertesaghi, Spegni non fanno registrare particolari aggiornamenti. Per quanto riguarda l'arbitro sarà Matteo Gualtieri, che è della sezione di Asti, primo assistente Vittorio Di Gioia di Nola, seconda assistente Tiziana Trasciatti di Foligno, umbro anche il quarto uomo Marco Di Loreto di Terni, al VAR, che sarà allo stadio come sempre accade nelle gare del Regamonti Ceppi, Paolo Mazzoleni di Bergamo, quindi fa poca strada, e Oreste Muto di Torre Annunziata, che invece di strada dovrà farne molto di più per arrivare da queste parti. Quindi diciamo l'avvicinamento è questo, con l'Ecco che continua a allenarsi, col Pisa che ovviamente fa altrettanto, filtra poco e niente dalle due società in questo momento. Diciamo in questo momento le società hanno anche un po' più facilità, che veramente ci si concentra tanto sul mercato, l'Ecco è molto attivo, adesso ne parliamo, il Pisa ha varie situazioni che stanno bollendo in pentola, ma più in generale poi guardate che negli ultimi 10 giorni potrà cambiare ancora veramente tanto, lo sanno tutti che poi per tanti colpi veramente si aspettano gli ultimi giorni di calciomercato, perché i giocatori diventano più aperti a soluzioni che in precedenza non li vedevano così favorevoli, via dicendo. Anche l'Ecco ha la situazione Cheryshev, no? Mi viene da pensare che lì a bagnomaria dalla metà di dicembre ha compiuto un mese adesso, non è cambiata una virgola, non è sfumata nonostante l'arrivo di Listowski, perché comunque ci potrebbero essere delle uscite, lo sapete, capitan Luca Giudici ci potrebbe avere delle offerte che potrebbero portarlo via da Lecco e via dicendo, quindi ci sono tante situazioni che potrebbero poi a svilupparsi nel corso delle settimane. Vi porto dentro l'Ecco Pisa parlando dei doppi ex, è un elenco che ci ha fornito Lanfredo Mirelli, che ha riassunto tanti elementi, l'ha fatto anche settimana scorsa in occasione di Lecco Catanzaro. Allora, Massimiliano Allegri, che a Lecco ha allenato per pochi giorni, poi è andato a Sassuolo, ha pagato la penale, è andato, è stato 2007-2008 e lì di fatto è iniziata la sua carriera vera e propria da allenatore, ha vinto subito il campionato e via dicendo, e invece ha giocato a Pisa nell'88-89 sulle due presenze. Mario Alfieri, ex di Lecco e Catanzaro, dove era approdato proveniente proprio dal Pisa, dove ha giocato nel 2001-2002, 24 presenze, 2 reti. Marco Andreotti, a Lecco nella 2001-2002, a Pisa nel 2004-2005, stagione da 4 gol e 2 assist. Bruno Giordano, allenato entrambi a Lecco, diciamo che non ha lasciato un ottimo ricordo, una stagione assolutamente particolare, è stato allenatore in Lecco Pisa 0-0 del 15 ottobre 2000, era C1. Stefano Coghi ha giocato a Pisa, allenato a Lecco. Aldo Dolcetti ha giocato a Pisa e lui è arrivato al posto di Allegri, lui è uno storico amico, collaboratore anche di Allegri, e alla vigilia del campionato ha rassegnato però le dimissioni, e quindi Lecco quella stagione, me lo ricordo, si trovò senza le due guide prescelte, si trovò a mandare in panchina Musicco e fu una stagione a dir poco complicata. Umberto Usepi, oggi in blu celeste, vedremo se lo sarà anche il primo di febbraio, sapete che il giocatore è sulla lista dei partenti, ecco, insomma non fa più grande
grande conto su di lui. Ne parliamo anche questo nello spezzone dedicato al calciomercato. E comunque a Pisa è stato dal 2016 al 2018, è la squadra con la quale ha collezionato più presenze in campionato, 66, collezionando anche 14 gol. Poi è passato ad Avellino a metà della seconda stagione. E invece con la maglia del Pisa, con Gattuso, ha ottenuto la promozione in Serie B. Artur Ionizza, oggi Aleco, è di proprietà ancora del Pisa. Mezza stagione poi è stato prestato al Modena. E Aleco direi che sta avendo una seconda giovinezza. Molto incisivo, tanti assist. È tornato al gol con una certa continuità ed è uno dei grandi leader della squadra. Joelson a Pisa nel 2007-2008, Aleco nel 2015-2016 in Serie D. È rientrato in campo dopo aver scontato la squalifica per Scommessopoli. Michele Marconi, 100 presenze a Pisa, una promozione nel 18-19. Aleco, 11 partite, 2 reti, siglate il Lecco Pro Patria, le ricordo molto bene. Pareva aver trovato una grande punta all'Ecco, era molto giovane, scuola Atalanta, invece poi si spense, quella squadra molto giovane subì il peso della difficoltà che arrivò veramente tutta insieme nel corso del campionato. Romano Marina è cresciuto nelle giovanili del Pisa, esordio in Serie B. Aleco è stato in Serie A 61-62, la stagione seguente in Serie B, un gol siglato a Genova, Aiman Napoli, un po' un giramondo, a Pisa dal 13 al 15, 60 presenze, 6 reti. Aleco è arrivato nel 18-19, a gennaio o dicembre del 2018 per meglio dire. Ha accusato anche un grave infortunio sul finale di stagione sul campo della Ligorna, campaccio del Ligorna, ora fortunatamente migliorato almeno a livello di fondo. Daniele Padelli è nato a Lecco, ha fatto parte delle giovanili del Lecco. A Pisa c'è stato nel 2007-2008 sole 7 presenze e in quel caso la squadra di Ventura sfiora la promozione in Serie B, viene battuta in semifinale playoff dal Lecce. Rubens Pasino, che Aleco ricordato con in un bel modo, ecco. Poi a Pisa nel 2005-2006, Gabriele Ratti, Lele, Pisa nell'84-85, in mezzo alla lunga esperienza di Terni, 10 partite sole. Gianluca Savoldi è stato a Pisa in due occasioni, 96-98, 99-2000, 90 partite, Aleco del 2006 al 2008 con 19 gol. E poi chiudiamo con Luca Tabbiani, dritto dal Pisa all'Ecco a metà della stagione 2010-2011, utilizzato stabilmente nel 2011-2012, chiude con 25 presenze e ai lui, ai noi, la retrocessione. Per quanto riguarda la cabala, qua potete fare tutti gli scongiuri che volete, non ci vediamo. L'Ecco il 20 gennaio non ha mai perso, così come il 12 gennaio non aveva mai vinto, quindi non ha portato bene parlarne la volta scorsa, spero non porti male parlarne questa. C'è un Lecco Vimercatese 2-0 della prima divisione del 35 che apre la serie, poi un 1-0 alla Cremonese, 0-0 con l'Alessandria, 1-0 alla SPAL, 3-0 al Caravaggio il 2013. Lecco Casale 1-1 è l'ultima, gol di Malgrati, proprio lui, il capitano blu celeste. Poi il pareggio di Cappai all'81esimo. Partita vibrante, il Casale era secondo, Lecco si fece andare più che bene quel risultato perché permise di mantenere un vantaggio che iniziava a essere cospicuo rispetto alle seguitrici. Poi arrivò seconda alla Sanremese, ma cioè, con un buco stratosferico in mezzo di 27 punti. Record battuto dal Catania la scorsa stagione. Per quanto riguarda il calcio mercato, allora sapete che ieri ci aspettavamo di vedere ufficializzato il passaggio di Marco Frigerio, di Dalmasso, di Beretta dal Foggia all'Eco. I contratti sono stati depositati, secondo quello che raccontano fonti foggiane ci sarebbe un po' un qui pro quo sulla formula del trasferimento di Beretta, che ha un contratto fino a 2025, 1 luglio 2025 con i Satanelli. L'Ecco l'avrebbe preso in prestito, si probabilmente discute ancora un po' sulla formula, però per il resto non ci sono grandi problematiche, ecco. Trattative, gli accordi ci sono, c'è questa questione, è un non proprio un dettaglio da niente secondo quello che, ripeto, raccontano i colleghi foggiani. Sulle altre due fronti invece non si registrano un top.
Coppi. Vediamo, oggi potrebbe essere ovviamente la giornata giusta. Alla fine l'ecco di questi tre, il colpo è Frigerio. Dal Masso farà il terzo portiere. Bonadeo in tal caso ha due richieste dall'Arzignano in Serie C, dall'Andria in Serie D, l'Andria che tra l'altro ieri ha vinto in Coppa Italia 3-1 Italia Serie D ed entra nel lotto delle migliori, va a fare i quarti di finale, c'è ancora anche la Casatese tra l'altro in questo percorso legato alla Coppa Nazionale dei Dilettanti, ecco, quindi o Serie C o Serie D per Bonadeo, che ha già giocato comunque nella massima categoria dilettantistica, mentre in Serie C ha già giocato con la maglia del Lecco, questo sì, però non ha avuto esperienze stabili, ecco, per meglio capirsi. Per quanto riguarda le altre cose, oggi probabilmente si metterà nero su bianco il trasferimento con la formula del prestito di Lorenzo Pinzauti al Renate. Ieri i Brianzoli hanno chiuso per l'uscita di Andrea Bianchimano all'Olbia, oggi da quanto ci viene detto il giorno delle firme, quindi Pinzauti saluterà dopo un anno e mezzo, un anno da protagonista in Serie B molto meno, solo pochissimi minuti a col Catanzaro a Padova da titolare e poi subentro a Cittadella e non ricordo altro fondamentalmente. Per quanto riguarda i Tencoranghe, il Rimini piazza probabilmente l'affondo giusto e lo va a pescare dalla Cremonese, lui deve fare questo passaggio, tornare alla Cremonese e poi trasferirsi in una nuova squadra, Lentella l'aveva richiesto, Rimini stesso l'aveva già richiesto da un po' e probabilmente riuscirà ad averlo, lui sta recuperando insomma definitivamente dopo l'operazione al ginocchio che ormai è messa dietro le spalle, sta ricominciando insomma con la riattivazione. Di giudici vi ho detto, un giocatore che può uscire, in tal caso Lecco può andare a chiudere per un altro esterno al di là di Listowski, e il nome è quello che vi ho fatto prima, sempre ambito, quello di Denis Cherish. Negli ultimi 5-10 giorni di mercato può succedere di tutto, anzi guardate, per i suoi standard il DS Fracchiolla ha fatto anche fin troppo, però è vero che la squadra aveva bisogno anche di rinforzi immediati. Su Beretta vi ho detto, diciamo che con l'idea che ci si è fatti in società è quella di avere comunque un giocatore in rosa con molte più presenze in cadetteria e anche più gol in cadetteria rispetto a Eusepi, che è un giocatore in uscita. Col Taranto non è andata bene la trattativa, alla fine è stato preso De Marchi e quindi la questione è morta lì, però ecco, Eusepi rischia un po' di fare la fine di Pinzauti, quindi di guardare gli altri giocare, sarebbe un epilogo assolutamente triste per un giocatore che Alecco ha fatto vedere in 7 partite quello che sa fare di Serie C, poi per il resto al di là del gol di Catanzaro, con il Catanzaro ha faticato a imporsi, pur mettendoci sempre l'anima, comunque a livello di atteggiamento Eusepi possiamo dire zero, non vorrei passasse il messaggio sbagliato, non sto etichettando in nessun modo, però ecco, il Lecco accetta anche di prendere dal Foggia questi altri due giocatori perché pensa di andare a migliorare anche nelle posizioni di rincalzo al di là dei titolari. Frigerio, un giocatore che può fare il titolare, un giocatore simile a Sersanti, è ancora un under, lo sarà anche l'anno prossimo e di conseguenza si va a ritoccare un po' la rosa in varie componenti. Questa è un po' l'idea della società, poi tanto sarà sempre il campo l'unico giudice supremo, solo il campo dirà se sono state fatte bene o male queste cose. Per quanto riguarda Luca Marrone, vi confermiamo quello che vi abbiamo detto, ovvero il Crotone ha sondato la possibilità di averlo, si aggiungono Mantova e Cesena che sono squadre in prospettiva Serie B, più di quanto non sia il Crotone a oggi, poi i campionati e il giorno di ritorno possono essere stravolti per tutti, quindi Mantova e Cesena oggi sono prime, però hanno inseguitrici non così lontane, non vicine ma non così lontane. Il Crotone insegue e la Juve Stabia comunque qualche mezzo passo falso l'ha fatto, la classifica è molto corta. Per Marrone sarebbe eventualmente la prima discesa in Serie C della carriera. Beh, lui è partito dalla Juve, voglio dire, ha fatto percorso sin da subito ad altissimo livello, poi ha fatto tanta Serie B e comunque non poca
Serie A tra Crotone stesso e anche il Monza. Il Monza ha giocato poco in Serie A e ha giocato invece di più nella categoria cadetta. Alecco 8 presenze, qualche noia muscolare, l'ingaggio di quelli tosti da sostenere, per questo si apre alla possibilità di cederlo. Più facile che vada in una società vicina a casa, visto che comunque la famiglia risiede a Monza. Possibile, sicuramente, se uno può evitare di stare a un volo aereo di distanza dalla famiglia, penso sia più contento. Può tornare a casa tutte le sere o quasi, penso sia più contento, no? A seguire la crescita dei figli giorno dopo giorno. Ecco perché quello che vi dicevo ieri si sta un po' materializzando, ovvero l'uscita di Marrone aprirebbe concretamente alla possibilità di mettere un centrale, perché è evidente, e anche la prova di Catanzaro l'ha dimostrato, che lì un rinforzo di un certo tipo va messo, e il nome che è emerso con una certa forza e ha delle fondamenta concrete è quello di Dimitrios Stavropoulos, spero di averlo detto giusto, greco ovviamente, di Atene, della capitale, che ha giocato tanti anni nella massima categoria greca, è arrivato in Italia per vestire la maglia della Regina, ha giocato, poi a metà della 22-23 ha salutato perché andava in scadenza di contratto e si è legato al Warta Poznan in Polonia, quindi non sta a tantissima distanza da qui. Gioca 15 presenze nel corso di questa stagione, è in scadenza. L'altra volta il ragionamento è quello di un anno e mezzo fa, ovvero visto che è scadenza di contratto, gennaio può essere il mese giusto per un nuovo trasferimento, questa volta con volo da Poznan all'Italia. Non è un serio Malpensa, l'idate che sia. Il Lecco è interessato, è in pressing. Seguivo ieri sera su Calciomercato l'originale di Sky, dico che la dessero quasi per fatta, però nelle due parole spese in chiusura di trasmissione il messaggio è stato: Lecco prende Stavropoulos, punto, di Di Marzio. Tra l'altro, insomma, Di Marzio e il DS Fracchiola sono in rapporti ottimi, oserei dire, per anche dinamiche extra calcistiche. Quindi queste sono le ultime di mercato. Oggi mi aspetto delle ufficializzazioni, insomma me l'aspettavo anche ieri, però evidentemente le cose non erano ancora mature, che possono essere Listowski, Smailovic, Frigerio Anco. Mi aspetto qualcosa di ufficiale oggi, comunque saremo lì pronti ad aggiornarvi in tempo reale su queste varie vicende. Buona giornata a tutti e forza Lecco Siena.